Emozione grande perché al di là che comunque per noi è un motivo di orgoglio, per me, per la mia famiglia, per tutta la nostra società, i nostri dirigenti, per Alberto Pieri, Giovanni Baldelli, Moreno Bordoni, perché comunque, come ho detto, rappresentare Pesaro, rappresentare la nostra provincia e rappresentare le Marche in Europa penso che sia qualcosa di favoloso, fantastico. Quindi chiaramente ancora siamo tranquilli, ma sicuramente la tensione sale. Chiaramente con tutte queste normative Covid, coronavirus, ci sono degli impedimenti importanti e quindi al rientro avremo, al di là di tutta una serie di tamponi che ieri ho fatto anch'io, ma che i nostri giocatori si dovranno sottoporre sia venerdì o sabato prima della partita, domenica prima del rientro e poi c'è un'eventualità di una quarantena di 14 giorni al rientro qui a Pesaro. Il Podgorica potrebbe essere un avversario ostico. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che Rossini TV trasmetterà la partita in diretta sabato alle ore, Lorenzo? 19, Alle 19. ore 19, quindi tutti sintonizzati sul canale 633 per seguire il debutto in Champions contro un avversario. Ce lo puoi descrivere in due parole? Li hai visti giocare? Hai visionato qualche filmato come si faceva una volta? Tecnicamente magari non sono il massimo, però hanno questa forza, questa caratteristica di essere dei grandissimi lottatori, un po' la caratteristica che comunque no, risiede un po' in queste popolazioni. E poi noi personalmente l'abbiamo verificato perché qui a Pesaro sono transitati due o tre giocatori provenienti dalla ex Jugoslavia, quindi croati, sloveni, e avevano tutta quella caratteristica fondamentale di essere, ecco, molto potenti fisicamente, grandissimi lottatori. L'abbiamo verificato nella prima giornata perché il Mantova gioca con tre, mi pare, sloveni o due sloveni e un croato. Abbiamo visto, abbiamo perso la prima partita e quindi hanno questa forza, questa veemenza che comunque non è assolutamente da sottovalutare, anche se tecnicamente lascia un pochino a desiderare, però sai, queste partite, poi la cosa più pericolosa è che sono partite secche, quindi da dentro fuori, queste, sappiamo benissimo che queste partite nascondono delle insidie pazzesche dietro l'angolo e quindi dovremmo essere molto concentrati.